Lei si chiama Olena, Olena Shanova, e viene da città Vasilkiv, che si trova a circa 30 km da Kiev. E lei lavorava in Ucraina, lavorava a una scuola. Lei è un po' emozionata, giustamente, però sta bene, insomma, un po' di preoccupazione. Il bambino invece dorme, per fortuna tranquillissimo, ultimi 2 giorni, 3 giorni, solo dorme e mangia. Allora, lei è arrivata qui con la mamma e con la figlia di 7 anni e con un piccolo Jaroslav che stava ancora in pancia, fine 40esima settimana. E invece in Ucraina sono rimasti papà, suo padre, e poi marito, e un fratello, e cugini, e poi tantissimi amici, anche parenti lontani, dice soprattutto uomini, perché tanti donne con bambini sono riusciti già a partire. E papà è molto emozionato, e sì, loro si sono subito sentiti dopo il parto, e sì, lui era dispiaciuto tantissimo, le ha ringraziata tanto, che lei le ha partorito un maschietto, maschio di famiglia, ha fatto 2 tatuaggi subito, uno sulla destra con una rondine che è Sofia e da un'altra parte una rondine con la scritta Jaroslav. E lui ha detto: io ti aspetto a casa perché sono sicuro che tornerete tutti a casa. Quindi, naturalmente la tristezza è tantissima. Ho deciso di ospitare questa famiglia perché devo aiutare, a parte che sono miei parenti, devo aiutare il mio popolo in qualche maniera, visto che sono qui in Italia. Non posso andare a combattere, anche se vorrei, però posso fare quello che, standoci qui in Italia, quindi raccogliere aiuti umanitari, farmaci e poi ospitare chi vorrebbe venire qui a Roma, anche perché mi rendo conto che siamo molto lontani tra l'Italia e l'Ucraina. E infatti quando loro mi hanno, quando papà, mio cugino, papà di bambino mi ha detto sì, io te li mando, io mi sono messa subito in moto, ho scritto sul gruppo di quartiere su Facebook che sto cercando un po' di cose per bambino piccolo, per una femminuccia di 7 anni, anche perché ho un maschio e quindi non avevo vestiti. E posso dire che è stata una catena umanitaria, ma cioè, mi hanno inondato di messaggi, di cose, gente portava, chiamava, e tutti volevano partecipare. Перше, що я побачила, це в вікнах було світло ночью. І було тихо. Allora, prima cosa, che lei stava in pullman e verso Budapest stavano e Jaroslav ha cominciato a scalciare molto, lei era preoccupata che deve partorire, ma sono entrata in Budapest probabilmente per una sosta. La prima cosa che l'ha colpita è che c'erano le luci nelle finestre e un silenzio, non si sentiva nulla, era tranquillo tutto. Era difficile perché lei cercava di spiegare a lei che perché papà non viene con loro, che papà deve restare lì, perché non, lei come una figlia femmina è attaccata a papà. Moltissimo, e quindi lei le cercava di spiegare che noi stiamo partendo perché dobbiamo salvare la nostra vita, la vita tua, soprattutto di Jaroslav, tuo fratellino che sta nel grembo, quindi la prima cosa più importante sono loro, siete voi, e io faccio questo gesto proprio per portare fuori voi e salvare da questa bambina. Si rende conto che c'è una guerra in corso, perché io ieri ho comunicato con la bambina mentre mamma stava in ospedale, giravamo, facevamo giri per Roma, siamo andati con mio figlio, pure mio figlio che ha 7 anni, stessa età di bambina, e la bambina involontariamente racconta le storie, si inventa le favole dove tutto concentrato sul una persona che dobbiamo fare fuori perché un cattivo. E lei si inventa una favola dove lei dice: noi prendiamo questa persona, tagliamo a fettine, lo mettiamo sul piatto, io lo mangerò, le taglio la testa. Sono sogni, sono favole di nostri bambini che io non lo so se le potranno scordare nel futuro. Speriamo che non li racconteranno figli loro, perché sennò sarebbe un disastro per tutto il mondo. E bambina adesso vive con questi pensieri, una bambina di 7 anni che vive con questi pensieri, secondo me abbiamo perso tutti.
uomini che sono rimasti lì e staranno lì fino alla morte, ci daranno fino all'ultimo respiro, ci daranno la vita, ma non ridaranno Ucraina a nessuno. Intanto lei ringrazia molto prima il paese che sostengono Ucraina, poi Italia e poi ringraziamento a me, rivolto a me e alla mia famiglia. L'abbiamo ospitata e lei è arrivata la sera di notte, quindi di notte poi cominciate le doglie, quindi noi siamo andati a Sandro Pertini. Io l'ho portata primo ospedale più vicino, anche perché non sapevamo nulla del bambino che doveva nascere. E quindi sono stati eccezionali tutti quanti. Lei è stupita da quanta umanità di tutti, dall'ostetriche al medice, al primario, tutto. Grazie tantissime perché lei si è sentita veramente come a casa. Lei dice: guardi, io neanche in Ucraina l'ho avuto questa accoglienza. Naturalmente tutti appena sentivano con l'Ucraina, sicuramente una compassione di tutti,